Hang Dog ha cambiato molto il mio cane e anche, devo dire che sono cambiato molto anch'io. Quando Bella aveva 2 anni è nato mio figlio e quella è stata una perturbazione dell'ambiente che Bella non ha saputo affrontare perché non ne aveva le capacità, per colpa mia. Ho potuto lavorare in profondità, ho potuto lavorare su una base scientifica solida e su una base esperienziale che mi ha dimostrato che non c'è altra via se non quella Teen Dog, cioè quella di lavorare così in profondità da rendere il cane capace di affrontare quello che è fuori dalla sua conoscenza. Adesso Bella, che è un malinois e quindi è molto competitiva, gioca con mio figlio e hanno un asciugamano che si tirano e quindi lei glielo riporta. Insomma, lei è sempre molto attiva, ha uno stato di attivazione emozionale sempre molto alto, però insomma vederli giocare insieme mi commuove ancora. Avevo una cagnolina fobica, con lei non riuscivo ad andare a passeggiare, a fare praticamente nulla perché per lei era sempre tutto troppo, in particolar modo le persone. E in un mondo fatto di persone questo è un grosso problema. E io ho visto effettivamente l'evoluzione, il miglioramento e il rapporto che può uscire quando ci si mette in gioco, quando effettivamente hai i giusti mezzi e le giuste ispirazioni per poter fare un percorso insieme e riuscire a ottenere degli obiettivi. Le difficoltà che avevo con i CAL si sono cominciate a dissipare nel momento in cui, grazie all'accompagnamento della nostra istruttrice, ho capito che io non potevo cambiare quel cane, ma che il cambiamento sarebbe avvenuto solo una volta io avessi potuto accettarlo e accoglierlo così com'era, fare mio e il suo modo di essere. Io mi sono iscritta perché Yoshi, cambiando fase della vita in adolescenza, ha cominciato a sviluppare una forte reattività verso gli altri cani, verso a volte anche con le persone. Sentivo il bisogno di essere guidata principalmente ed imparare a capire come mai Yoshi si preoccupasse in quel modo. Mi sono messa molto più in gioco, ho capito come pormi e come leggere il cane. Ho capito il disagio che provava e come comportarmi per aiutarlo. Sono piccoli i cambiamenti per ora, ma sono molto soddisfacenti. Tutte le conoscenze che ho acquisito durante la mia formazione in Teen Dog calzano perfettamente con il mio progetto di vita, cioè continuare a insegnare yoga, a insegnare terapie olistiche, accompagnare le persone e introdurre i percorsi con i cani proprio come terapia. Azzurra è una cagnolina che è sempre stata molto timida, ha avuto dei problemi quando è arrivata in famiglia di eccessiva sensibilità, quindi magari era molto spaventata. Questa metodologia mi ha aiutato a creare davvero una relazione solida, salda con lei e lei si è aperta, è sbocciata, vive meglio tantissime situazioni. Ad esempio adesso ho l'opportunità anche di portarla, non so, con me in più circostanze anche sociali, ad esempio al bar a prendere un caffè adesso può venire, mentre prima era davvero tanto spaventata e si percepiva il fatto che lo vivesse con stress, mentre invece adesso è una compagna di vita fantastica, per me perfetta.